Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi faccio un video un po' particolare, non lo volevo fare, ma siccome me l'hanno chiesto in tanti, vi faccio questo video da Obersalzberg. Siamo Berchtesgaden, qui aveva residenza Hitler. Quattro dei suoi 12 anni al potere li ha passati qua. E niente, vi mostro quello che è rimasto, quel poco che è rimasto qua, diciamo nella zona dove lui aveva la sua villa, dove viveva e riceveva anche autorità del tempo, oltre ai suoi fedeli SS. Allora, partiamo comunque dalla macchina. Allora, la macchina oggi è un po' sporca, ovviamente, siamo qua in montagna. Qui, ragazzi, regna la pace, c'è una tranquillità veramente, a parte la stagione, però Hitler evidentemente aveva scelta anche per quello. Allora, partiamo da qua. Questo qui è l'albergo Zum Turken. Qua aveva sede l'SS. Come vedete lì c'è l'entrata per i tunnel, è possibile visitare i tunnel, costano 5 euro, però adesso sono chiusi, riaprono ad aprile. Comunque ci tornerò perché devo andare anche sul nido dell'aquila, che anche questo è chiuso, riapre a maggio ovviamente, e lì c'è la neve, e poi c'è una strada strettissima, si va su soltanto con gli autobus, e quindi rimandiamo tutto a questa primavera. Allora, proseguiamo. Questo qui è l'albergo. Qua immaginatevi, c'era ogni giorno via vai di SS. Giù per questa strada a sinistra si va alla residenza di Hitler. Qua, se vedete, ci sono delle foto d'epoca dove si vedono proprio le SS marciare ed entravano lì dentro. Loro comando. Andiamo giù per questa strada. Io vi ricordo comunque che se andate sulla pagina Facebook trovate tutto il viaggio documentato. Io ho già fatto delle foto al momento che sto facendo il video. Le ho fatte ieri sera quando sono arrivato, ho parcheggiato la macchina proprio all'entrata del vialetto della casa di Hitler. Adesso ci ritorniamo. E poi trovate comunque tutte il resto delle foto che oggi farò e che voi vedrete più avanti quando pubblicherò il video. Ecco qua. Qui a sinistra, vedete? Qua si può andare su. Questa dovrebbe essere la strada che portava alla parte alta della villa. Mentre adesso vi mostro dove ho parcheggiato la macchina ieri, che era praticamente l'ingresso dove si entrava con le automobili. Allora, vediamo cosa dice qui. Bah, questo non c'entra nulla, queste sono delle passeggiate che si possono fare qua. Comunque qua si dovrebbe raggiungere la parte alta di dove era la casa. Il vero ingresso invece per le automobili era questo. Eccolo qui. Allora, come vedete, qua è rimasta ancora una parte del muretto di sostegno. Muretto di contenimento, dai, diciamo. E qui si va su. E qui c'è l'altra parte del muretto.
poi magari se trovate delle foto d'epoca potete confrontare. Niente, allora andiamo su. Fa un po' impressione. Allora, qui la zona è stata bombardata nel 45. Trovate anche le foto sempre sulla mia pagina che ho fatto, foto d'epoca al momento del bombardamento nel 1945. Hitler non era qua, era a Berlino, come sapete. Casa quasi distrutta, completamente distrutta. Poi tutta la zona è stata presa dagli americani. Gli americani sono stati qua fino al 95, potevano entrarci solo gli americani. E dopo è stata ceduta al governo tedesco. Fino al 95 loro l'hanno usata come luogo di villeggiatura, hanno costruito il campo di golf e altre cose. Nel 52 i resti della casa c'erano ancora, così come altre cose qua nella zona. Però d'accordo col governo tedesco poi hanno deciso di far saltare in aria tutto e di ricoprire con terra e alberi. Questi qui non c'erano una volta. Anche tutto questa collina è risultato della copertura poi delle macerie, per cui qua non è rimasto moltissimo. Poi oggi con la neve ancora meno. Trovate dei video interessantissimi anche di come era allora e di come è oggi, senza la neve ovviamente, così vi potete anche fare un'idea. Qui vedete, adesso qua c'è la neve, però qua si dovrebbe intravedere qualcosa della strada. Qua c'è un pezzo di asfalto. Allora, come vedete, laggiù c'è l'ingresso, il muretto. Voi immaginate una salita fino a qua di cemento, sì, cemento asfalto, fino a qui, e dopo di nuovo altra copertura di terra e poi alberi piantati. Come vedete qui è stata rovesciata moltissima terra sopra, sulla strada. Di qua si dovrebbe proseguire, ma di qua non si riesce. Allora andiamo su di qua. Qua si vedono ancora mattoni. Ovviamente hanno fatto saltare in aria tutto e poi hanno preso con le ruspe, seppellito tutto quanto. Sicuramente tutta la parte dell'interrato della casa c'è ancora. Ecco qua, ragazzi. Ho un po' di brividi. Allora, quello che vedete laggiù è il muro di contenimento, la parte dietro della villa. Praticamente la villa partiva da laggiù e arrivava fino qua circa. Questa qui più o meno era la posizione dove c'era la famosa vetrata, la gigantesca vetrata attraverso la quale lui aveva questa splendida vista.
Quindi praticamente da laggiù arrivavano le macchine fino più o meno qui, indicativamente. Circa, ma neanche, forse. Allora, se lì sotto c'era la strada, poi ovviamente la strada continuava sotto di qua e andava fino laggiù, perché lì, quello lì giù è il muro di contenimento, dovrebbe essere il muro di contenimento del garage. Quindi le macchine arrivavano fino a lì, cioè la strada arrivava fino a lì. Però qua scendevano, all'incirca qua scendevano, e poi qui c'era la scalinata che portava su all'ingresso della casa. Quindi più o meno qua passavano tutti. E io sto ripercorrendo i loro passi. All'incirca qua poteva esserci l'ingresso. Questo qui è l'ingresso che vi dicevo, la parte alta, dove c'era un'altra piccola struttura, non ho idea di cos'era. Forse era l'ingresso per camerieri, provviste, fornitori, molto probabilmente. Molto più grande di quello che mi ero immaginato guardando i video su YouTube. Guardate qua dove sono cresciuti gli alberi. Ma vista così non sembra neanche tanto grandissima come villa, vabbè che lui poi l'aveva presa che era più piccola, poi l'ha ingrandita, l'ha restaurata. Come vi dicevo, c'è comunque un piano sotto, e quello, anche se hanno fatto saltare in aria tutto, secondo me c'è ancora tutto qua sotto.
questo dovrebbe essere l'altro muretto di contenimento per il garage. Qui c'è ancora qualcosa. Come se fosse una botola che forse dava accesso all'interno, perché questo è un piastrone metallo e cemento. Questa è la sede, qua ce n'è un altro, continua fino a lì. Qui abbiamo però anche tipo delle prese d'aria. Non lo so. Boh, ragazzi, torniamo indietro. Allora, io direi finiamo qua il video con queste ultime immagini, tanto che ritorniamo là e vi faccio ancora una panoramica. Qua c'è ancora tutta una zona da visitare. Come dicevo, ci sono i bunker che partono, sono visitabili, partono dall'hotel Zumturken, arrivano quasi fino al bunker, alla stanza di Hitler, che era sotto, non era sotto la sua casa, ma dalla sua casa lui poteva raggiungere il suo bunker, e dal bunker poteva arrivare chiaramente al Zumturken. Però adesso hanno murato e quindi non si può arrivare più fino agli alloggi nel bunker di Hitler. Però comunque sono da visitare, li visiterò. In più dopo devo andare a fare una passeggiata, voglio andare a vedere dove c'era la casa da tè, dove spesso andava lui, faceva la camminata fino a là. Poi dovrebbe esserci anche una zona qua, i resti della casetta dove lui ha finito di scrivere il suo libro. Mein Kampf. Sentite che pace. Si sentono i rumori delle auto. La volta non c'erano così tante auto. È veramente la vista è splendida.
Ok ragazzi, dal Berghof nell'Ober Salzberg è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video, non so ancora cosa sarà, non lo so se sarà ancora della zona, vediamo. Vi ricordo che trovate tutte le foto di questo mio viaggio sulla pagina Facebook, se volete iscrivetevi al canale, mettetevi un like se vi è piaciuto questo video. Vi ricordo che se volete acquistare una Tesla potete utilizzare il mio codice referral, trovate qui in descrizione, attraverso il quale ordinando una Tesla avrete diritto a 1500 km gratuiti presso il Supercharger, che per l'acquisto di una Model 3 sono 2400 km. Bene, vi auguro buon proseguimento, ci vediamo alla prossima. Ciao!